Buongiorno, siamo ripartiti, Bari città aperta, piano piano con i dispositivi, entrando uno alla volta, però c'è la necessità di ripartire con molta attenzione, perché altrimenti rischiamo tra 2 settimane di ritrovarci nuovamente con il numero dei contagi che sono aumentati e rischiamo di chiudere tutto. Quindi tutti i sacrifici che abbiamo fatto rischiamo di vanificarli, invece dobbiamo stare attenti. Buongiorno. 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 Vedete, sono distanziate le persone, purtroppo dobbiamo vivere così. Buongiorno, tutto bene? Ci siamo visti l'altro giorno, avete ripreso, tutto bene? I clienti sono tornati un pochettino alla volta. Va bene. Va bene. Sto ritornando. Buongiorno, buongiorno. 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 Buongiorno, sì. Mi sono tolto un chilo di capelli. Cominciano a tornare un po' i clienti, vino piano piano. Senti, i primi scontri che abbiamo fatto. Va bene, speriamo vada bene. Speriamo. Buongiorno, buongiorno. 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 Come vedete le vetrine sono cambiate, c'erano vetrine con gli abiti invernali, adesso ci sono persone dentro, ci sono persone che stanno acquistando o comunque stanno provando. Buongiorno. Hanno riaperto, almeno su questa strada hanno riaperto tutti, tranne una multinazionale, purtroppo per ora non riapre, speravamo riprendesse l'attività. Qui abbiamo la coda. Buongiorno, buongiorno. Come vedete ci sono tante persone in coda per poter entrare. Buongiorno. Sono tornati i clienti, sì. Buongiorno. Buongiorno. L'uomo che ho visto. Gianni, aspetta che finisco la diretta e poi ti raggiungo. Se mi aspetti da te, ti raggiungo da te. Sicuro? Sì, sì. Gianni, devi riaprire il ristorante e vuol mettere i tavolini fuori. Ciao. Ciao, buona giornata. Tornate tante persone, come vedete questa ovviamente è la strada dello shopping e quindi hanno riaperto un po' tutti, speriamo abbiano riaperto, avremo stasera contezza di quante attività hanno riaperto oggi in città, anche nelle zone più periferiche, negli altri quartieri della città. La cosa bella della mascherina è che non mi riconosce nessuno e non mi fanno le domande, o meglio, non mi rimproverano per le carte per terra o per la cacca dei cani o perché ci sono le buche per strada. Qui c'è la coda per andare da Zara. Vedete, si entra, c'è il gel igienizzante, ci sono i guanti, affacciamoci. Si entra, c'è il gel igienizzante, obbligo della mascherina. Prego. Prego. Buongiorno, che dovete comprare voi? Non state in giro? Ah, avete già fatto. Guarda. Che hai comprato? Scarpe da ginnastica sfondate. E tu hai fatto la compagnatrice? No, io ho fatto la compagnatrice. Abbigliamento sportivo. Accompagnatrice per chi lavora. Abbigliamento sportivo per chi distrutto in questi mesi a casa. Ciao bella. Ciao, buona buon giornata. Giro. Ciao. Guardate, la coda è lunghissima per entrare, spero sia di buon auspicio, ci sono persone in coda, sono qui, buongiorno, ciao. Non si sente, devo alzare la voce, buongiorno, buongiorno.
sono tornati anche i camion che non possono parcheggiare così, però vabbè, per oggi va bene tutto. Buongiorno. Ciao sindaco. Ciao, buongiorno, ciao, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Ha comprato qualcosa già oggi? Che ha comprato? Ingerite. Buona giornata. Grazie. Ho fatto una domanda inopportuna, diciamo. Vista la busta. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sì, stiamo sempre in diretta, però signor qui potete salutare chi avete comprato. Abbigliamento, va bene, va bene. Buona giornata. Buona giornata. Ci sono le mascherine. Abbiamo riaperto le vetrine con le cose estive, sono state chiuse, c'erano i giubbotti invernali qua e adesso ci sono costumi da bagno e le ciabatte. E anche le mascherine, vedi? Ci sono tutti i tipi di mascherine. Buongiorno, buongiorno. Questa secondo me sarà l'articolo di quest'estate. No, no, prego, prego, no, vi inquadriamo da dietro, non vi preoccupate. Quindi si possono scegliere i colori della mascherina, credo, da abbinare anche al costume da bambino. Ma la nera è bianca, no, aspetta, sì, ma le facce. Vediamo, ciao, buongiorno, ci possiamo salutare col gomito? Senti, ci vediamo con più caldo. Sì, c'è più caldo. Ripasso, adesso va, sì, passo, passo. Vediamo, ciao. 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 Quindi le mascherine saranno abbinate al colore del costume da bagno. Abbiamo ripreso finalmente. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Sei uscito a fare la passeggiata o sei uscito per comprare qualcosa? Ho detto c'è il coronavirus e non si può andare da nessuna parte. Vuoi andare dentro la chiesa? Sì, ci si può affacciare alla chiesa. Dai. Sì, sì, si può, dai. Si può. Buona giornata, Ciao, arrivederci. Buongiorno, ciao. Complimenti anche per la mascherina, elegante come sempre. Buongiorno. Tutto bene? Sono tornati un po' di clienti, sì? Abbiamo appena aperto. Avete appena aperto, va bene. Comunque, vedo molto movimento. Grazie della visita. Speriamo, piano piano, in tutta sicurezza, speriamo, ciao, di ricominciare. Grazie a voi. Arrivederci, bocca al lupo a voi, buon lavoro. Speriamo ci vada bene, perché è giusto che le attività economiche riprendano a lavorare, però la speranza è che tutti, buongiorno, rispettiamo le prescrizioni, ci teniamo a distanza, utilizziamo la mascherina negli ambienti chiusi, negli ambienti all'aperto non è obbligatorio. Quindi si può stare anche senza mascherina, ovviamente l'importante è mantenere distanze, lo ripetiamo all'infinito. Buongiorno, buongiorno. Hanno riaperto tutti. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Ciao, ciao. Ecco anche qui ci sono. Buongiorno, buongiorno. Sono anche qui dentro i miei clienti. Hanno riaperto anche qui, c'è il gel igienizzante all'ingresso, si entra con la mascherina. Hanno riaperto anche qui. Buongiorno e buon lavoro. Buongiorno. Buon lavoro a tutti. Grazie. Sono tornati i clienti stamattina un po'. Va bene. Un paio di appuntamenti. Va bene. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Buona giornata. Ciao, dobbiamo stare sempre un po' lontani. Dobbiamo comprare qualcosa. E devi comprare. Ah, devi fare come una spinta. Un po'
molto lunghi. C'è molto movimento. Che Dio la mandi buona. Speriamo non aumenta i contagi. Ieri avevamo meno di 100 contagi in città, sono diminuiti meno di 1000 contagi in città. Sono diminuiti meno di 100 contagi in città, sono diminuiti notevolmente, credo fossero 96. Ciao, buona giornata. Buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno. Ovviamente tante persone non si possono permettere di venire a fare gli acquisti oggi perché in tanti non hanno avuto, buongiorno, ciao, non hanno avuto la cassa integrazione in deroga ancora, in tanti, ciao ingegnere, ciao, in tanti ancora oggi non hanno percepito il bonus partite IVA, però piano piano riprenderemo le attività tutti quanti, come dico spesso, lo sto dicendo fino alla noia, piano piano, un po' alla volta, utilizzando la mascherina all'interno degli ambienti chiusi, all'interno dei negozi, utilizzando il gel e soprattutto mantenendoci distanti, cercando di stare lontani in modo da mantenere il distanziamento sociale e interrompere la catena del contagio. Andiamo a vedere qui dentro, questo è uno dei negozi più eleganti della città, e c'è sempre qui dentro, nonostante la crisi economica, c'è sempre qualcuno. È fortuna loro, per chi se lo può permettere. Questo è uno dei negozi dove vengo più spesso. Anche qui hanno ripreso. Ricomincia l'attività. Stanno ancora finendo di sistemare qualcosa. Questo è un negozio storico invece della nostra città. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Ritornano piano piano i clienti. Dopo due mesi, voi volevate riaprire, però anche i clienti volevano venire a comprare qualcosa, anche perché la stagione è cambiata completamente. Sindaco, ciao Tonino. Ciao, buona giornata. Ciao. Buon lavoro comunque. Considerando il caso di noi. Grazie per la chiusura. Di mercato. Buongiorno. Qua siamo pronti. Le camper, noi le abbiamo pure quest'anno. Le camper, no. Sindaco, ti posso dire una cosa? Non sto scherzando, perché tu possiamo toccare, signor Boggio. Mandiamo qualcuno stasera stessa, non vi preoccupate. Okay. Arrivederci. Anche voi lasciate le pagine aperte. Va bene, siamo quasi arrivati alla fine della strada. E lasciamo. Attraversiamo, vediamo che qui. Pensavo, sai che fosse la felicità. Oh, abbiamo i camion in doppia fila, quindi è tornato tutto normale. Camion in doppia fila, camion in doppia fila. Ciao, buongiorno. Perché come sono scelto da lei? Subito sei capito. Buongiorno, buongiorno. Stanno facendo evidentemente un trasloco. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Qui mi sa che non hanno mai chiuso perché gli occhi non hanno chiuso. Perché è stato proprio. Vedete, anche qui ci sono gel igienizzante o i guanti monouso. È obbligatoria la mascherina. Rispettiamo le restrizioni, in questa maniera riusciremo a convivere con il virus. Se non le rispettiamo, torneremo a vedere aumentare i contagi e purtroppo saranno costretti a chiudere tutto di nuovo e non credo che riusciremo a riprenderci nuovamente. Ciao, se richiudiamo due chiusure non ce le possiamo permettere. Buongiorno.
bambini erano stati già aperti qualche settimana fa. Buongiorno. Siete venuti a comprare qualcosa? No. No, non lo possiamo fare, zio, col gomito. O come fanno i cinesi col piede, alza il piede. Buongiorno. Tutto bene? Sono tornati un po' di clienti. Sì, fortunatamente sì. Tagliati i capelli. Ha tagliato i capelli. No, buongiorno. Che stai mangiando? Ah, l'hamburger stai mangiando, ma c'hai anche le patatine dentro? No. Vediamo, hai messo le patatine? No, non ci sono le patatine. È buono? Ciao. Papà, è andato al barbiere stamattina o se ne è tagliati da solo? Io penso che il prossimo presidente della regione. Io devo fare 4 anni il sindaco e non sarà facile ripartire. Io penso che sarà il periodo più difficile della nostra vita. Grazie per la stima. Spero di non tradire la stima. Grazie, arrivederci. Era finito. Va bene, siamo arrivati. Non mi so orientare, dovevo andare da Miki a vedere se potevo comprare il maglione blu, ma non. È l'altra strada, sono sbagliato, va bene, mi sono fatto prendere dalla diretta e ho sbagliato la strada. Buona giornata a tutti, arrivo subito. Buona giornata a tutti. Buona giornata, buona ripresa, mi raccomando, rispettiamo le indicazioni, le prescrizioni, in questa maniera potremo convivere con il virus. Lo ripeto sempre, se non lo facciamo purtroppo richiuderanno tutto e non potremo uscire più di casa.